E ciao a tutti amici e come sempre benvenuti qui sul mio canale YouTube. Oggi con questo video voglio mostrarvi come poter letteralmente comandare il nostro Mac con gli assistenti vocali di Amazon e di Google, quindi con Alexa e con il comando OK Google. Ma se ricordate bene, lo scorso video era stato dedicato allo stesso argomento, ma riferito ai computer Windows. Quindi oggi faremo questo step in più. In ogni modo, se vi siete persi il video precedente, vi metto qui in alto nelle schede il link, così potrete andarlo a rivedere. Ma prima di procedere, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina delle notifiche se vi va e soprattutto di seguirmi sui miei social network e in particolar modo sul mio sito web giuseppegravante.com. Se lo fate siete dei grandi, bene, non perdiamoci in chiacchiere e procediamo con questo tutorial. Eccoci qui amici, siamo sulla scrivania del mio Mac. Vi premetto che non andrò ad effettuare tutte quante quelle procedure che vi ho già esplicato nel video precedente, quello appunto dove vi mostravo come controllare PC Windows attraverso Alexa o Google Assistant. Ma vi dico soltanto che abbiamo bisogno anche in questo caso di un account a Dropbox e di un account IFTTT. Se ricordate bene, nel video precedente vi avevo mostrato che per effettuare tale procedura necessitavamo di un software che si chiamava Assistant Computer Control. In questo caso avremo bisogno di un altro software che si chiama macOS IFTTT Control. In questo caso, come potete notare, ci troviamo alla versione 1.1.5. Ovviamente, qualora ne uscisse una nuova, scaricatela tranquillamente, ma non vi preoccupate perché in ogni modo vi metterò il link in descrizione. Scorriamo con la pagina e andiamo a selezionare questo file .zip. Una volta selezionato, come potete vedere, si avvierà il download. Terminato il nostro download, ecco qui il file. Per chi utilizza Google Chrome come me, basta andare qui sulla freccetta e fare mostra nel Finder. Come vedete, ci ha portato già nella cartella download. Ovviamente per chi utilizzasse Safari oppure Firefox è la stessa cosa, il file normalmente viene scaricato in questa cartella. Per comodità ce lo portiamo sulla scrivania. Qui posso chiudere, posso abbassare la finestra ed ecco qui il file. Come vedete è un file .zip. Lo vado ad estrarre, non c'è bisogno di programmi in particolare perché il Mac già ne è dotato. Una volta estratto il file, ce lo ritroveremo qui sul nostro desktop, ma dobbiamo andarlo a spostare nella cartella applicazioni. Quindi andiamo su applicazioni, spostiamo un attimo la cartellina e lo trasciniamo qui all'interno. Subito dopo questa procedura andiamo ad eseguire il nostro programmino, che come vedete è in esecuzione qui in basso a destra. Nel frattempo posso chiudere anche la cartella applicazioni ed ecco che ci troveremo in questa schermata. Come avete potuto notare, qui sul lato destro della scrivania si è creato un file. Ecco, questo file devo tenerlo presente, non devo andarlo ad eliminare perché ci servirà tra poco e ve lo mostrerò. Ecco qui, vedete, c'è scritto install macOS IFTTT control e qui, come potete vedere, c'è scritto Dropbox public link. Vi faccio vedere come andare ad ottenere il link da Dropbox. Per prima cosa possiamo abbassare questa schermata e andare sulla nostra scrivania a creare una nuova cartella. Tasto destro, nuova cartella. Attenzione qui perché il nome della cartella dovrà essere specifico. Dovrete scriverlo esattamente come vi mostrerò io, rispettando le minuscole e le maiuscole. Dobbiamo scrivere Mac, poi tutto maiuscolo, OS, C maiuscola e tutto minuscolo control, quindi macOS IFTTT control. Una volta effettuata questa operazione prendiamo il nostro file e lo andiamo a spostare all'interno di questa cartella. Vedete, vado ad aprire e il file
Ora non dovremo fare nient'altro che recarci sul nostro account Dropbox. Come vi avevo detto precedentemente, anche nell'altro video, qualora non aveste un account Dropbox, potete semplicemente crearlo dalla pagina principale, quindi dalla homepage principale di Dropbox. Invece, qualora lo aveste, potete effettuare tranquillamente l'accesso. Ora ci troviamo nella pagina principale e andiamo a cliccare qui sul lato destro su Carica cartella. Come vedete si apre la schermata di caricamento, ci rechiamo sulla scrivania, ecco qui la nostra cartella. L'andiamo a selezionare e facciamo Carica. Ci chiederà di confermare il caricamento e noi faremo Carica. Scegliamo Dropbox, quindi nella cartella principale, e andiamo su Carica. Attendiamo qualche istante ed ecco qui il caricamento è stato effettuato. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad aprire questa cartella, andiamo sul file, lo vado a selezionare e vado poi a cliccare qui su condividi. Questa schermata che ci si apre non ci interessa, mi devo recare qui sotto dove dice condividi invece un link. Faccio su copia link. Come vedete qui si è generato il mio link. Il link è stato copiato negli appunti, ma per una questione di sicurezza lo rivado a selezionare, faccio tasto destro del mouse, copia, perché talvolta capita che il link non venga copiato negli appunti. Posso andare ad abbassare la mia schermata, vado ad aprire nuovamente il programma, mi recherò qui, se faccio tasto destro del mouse non mi appare il menu per incollare, allora devo utilizzare la scorciatoia da tastiera Command V. Come vedete il link è stato creato. Qui dobbiamo fare attenzione. Prima di procedere dobbiamo andare a cancellare tutto quanto quello che viene dopo il punto interrogativo, compreso il punto interrogativo stesso. Quindi lo seleziono e lo cancello. E poi posso fare install. Adesso il nostro software è stato installato. Ma come possiamo fare per poter far eseguire ad Alexa o Google Assistant i comandi? Ci sono diverse soluzioni. La più semplice, quella che vi mostrerò io oggi, è quella di andare a trovare le nostre skill all'interno del Marketplace. Quindi clicco su Marketplace, verrà caricato il Marketplace qui sul web e posso scorrere. Vedete, qui ci sono le skill per Google. Io vi mostrerò quelle di Alexa. Alla fine è la stessa cosa, su Google c'è qualche funzionalità in più. Per esempio qui ho Turn off your Mac, quindi spegni il tuo computer, restart, vale a dire riavvia, eccetera. Facciamo finta di voler utilizzare Turn off, un esempio, ma voi potete scegliere quello che volete. Allora vado qui a premere su questo tasto. Una volta fatto, ecco, vedete, mi rimanda al mio account IFTTT dove ho già effettuato l'accesso. Non devo nient'altro che andare a cliccare su connetti ed ecco qui. Adesso cosa devo fare? What phrase? Ve l'ho già mostrato precedentemente, quindi nel video precedente. Per esempio vado a scrivere spegni computer. Ok. Ora qui c'è un'altra cosa importante da andare a notare. Ci chiede Mac Hash, vedete? Non è nient'altro che un collegamento a ciò che abbiamo caricato precedentemente nella nostra cartellina di Dropbox. Allora ritorniamo semplicemente in Dropbox. Ci basterà aprire la cartellina macOS IFTTT Control. Comparirà il nostro file, eccolo qui, noi dobbiamo andare a copiare tutta quanta questa stringa e inserirla all'interno della skill di IFTTT. E quindi cosa faccio per fare semplicemente? Lo seleziono, vado qui su rinomina, ecco qui, basta che io lo copi e torno qui all'interno di IFTTT. Vado
qui Mac Hash, vado a cancellare quello che è già presente e faccio incolla e vado a salvare. Ecco qui, la prima skill di IFTTT è stata creata e quindi adesso potrò spegnere il mio Mac tramite Alexa. Non andrò a eseguire nuovamente la prova come vi avevo fatto vedere nell'altro video, ma state sicuri che funzionerà e quindi potete ripetere la stessa procedura anche con le altre skill che più vi piacciono, ma addirittura potrete crearvene anche voi di personalizzate e utilizzarle come più vi piace. Bene amici, se questo video vi è stato di aiuto, vi ricordo ancora una volta di mettere un grande like, perché per me sarebbe davvero un grande aiuto, di iscrivervi al canale e di seguirmi su tutti quanti i miei social network. Vi saluto, ciao e a un prossimo video.